In sostanza, fratelli e sorelle, questo Vangelo Gesù riinterpreta un po' la legge morale, la legge che fu data nell'Antico Testamento da Mosè dal punto di vista del cuore. In poche parole, quello che il Signore vuole dirci oggi, che l'osservanza di quello che è giusto, non giusto, bene o male farlo, non è una cosa esteriore, è qualcosa del cuore. È lì che viviamo il bene o il male, dal nostro cuore e nel nostro cuore. Io vorrei fermarmi su un unico aspetto particolare che Gesù parla oggi in Vangelo, che mi ha toccato in modo particolare. Condivido con voi questi pensieri più da fratello che da un sacerdote, più da una persona di un essere umano che un uomo consacrato a Dio, perché quello che, di cui vorrei condividere con voi, siete voi i maestri e non io. Gesù dice questo: chi ripudia la propria moglie la dia l'atto del ripudio, ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto nel caso di unione legittima, la espone all'adulterio. Questa è una qualcosa che forse poche volte nella nostra predicazione, nella nostra riflessione, ne parliamo, ne pensiamo. In modo particolare voi che siete sposati o siete in una relazione, fratelli e sorelle. Cioè, se io sto esponendo l'altra persona a commettere adulterio. Sapete, è molto facile criticare e giudicare chi commette un adulterio. Molto facile. Ma Gesù qui sta parlando di qualcosa più profondo. Se tu esponi l'altra persona all'adulterio, che cosa significa? Come tu puoi esponere tua moglie e tuo marito all'adulterio? Vediamo un po' che cosa il basico, quello che è il fondamento del matrimonio. Tanti dicono che l'amore è il fondamento del matrimonio. Fratelli e sorelle, voi che siete sposati, voi mi insegnate. Io non penso che l'amore è la base del matrimonio. Io penso, sinceramente lo credo, mi correggerete, che l'umiltà è la base del matrimonio. Perché quando tu ti sposi, che cosa dici? Tu fai un grande atto di umiltà. Sai cosa dici? Io non posso vivere senza di te. Se posso vivere senza di te, non ti sposo. Ti sposo perché non posso vivere senza di te. Quell'atto dall'umiltà, sì, da lì sboccia l'amore. Ma è lì, infatti, quando non c'è più umiltà, entra la superbia, io posso vivere senza di te. Non c'è nessun senso che rimaniamo insieme, perché posso vivere senza di te. Il matrimonio comincia con l'umiltà e va distrutto con la superbia. Questo che penso io, fratelli e sorelle. Pensate un po', non siete stupidi, siete più intelligenti più di me, avete fatto le vostre scelte nella vita. Ma anche forse in modo inconscio, senza mai dirlo, quella era la scelta. Come esponiamo l'altra persona all'adulterio? Se creiamo il vuoto nell'altro. Perché nessuno si sposa per vivere da solo. Nessuno si sposa per sentirsi solo. La più grande sofferenza nel matrimonio, penso io, è questo: qualcuno si sente solo. Perché l'atto di umiltà, io non posso vivere senza di te. Ho bisogno di te, voglio condividere tutto ciò che sono, tutto ciò che ho con te. Ma ci sono dei momenti quando noi forse possiamo ricreare il vuoto che c'era prima del matrimonio. E questo lo possiamo fare anche nel percorso della vita. E io penso che questa è la più grande sofferenza, perché Dio, quando ha creato la donna, ha detto una grande verità: non è bene che l'uomo sia solo. Cioè vedeva che uomo o donna, la solitudine esistenziale, che ti senti da solo, anche Dio ha detto che questo non è bene. E non soltanto Dio ha detto questo. Sapete l'unica cosa nel Vangelo che Gesù ci ha chiesto per lui stesso? Sapete cos'è? Era nel Getsemani. Quando lui si sentiva solo, ha chiesto a Pietro, Giacomo, Giovanni, che cosa gli ha chiesto?
rimanete con me. Perché anche la passione di Gesù, la sua più grande sofferenza, non era la sofferenza fisica, era la solitudine esistenziale, quando ti senti solo, sola. Anche se hai tutte le tue sofferenze, se sei malato, io ho scoperto questo, la terribile sofferenza della solitudine quando sono andato a vivere in prigione con i carcerati. Quando ti senti da solo non hai nessuno. Se hai tutte le sofferenze, malattie, mai il sopporto, non ti senti solo, si va avanti. Ma quando ti senti solo, ti senti sola, non vai avanti. Quel vuoto va riempito. Quel vuoto va riempito. Questo è il problema fondamentale dell'umanità. Noi abbiamo un vuoto in noi e tutti noi, frati compresi, tutti noi cerchiamo di riempire questo vuoto. Alcuni lo riempiono con il potere, con il denaro, con il piacere che si manifesta in sesso sfrenato, in pornografia, in droga, in alcol, in tutte queste cose. Ma nelle relazioni umane quel vuoto va riempito con un'altra persona. Dio ci ha creati con questo vuoto, perché è da questo vuoto che possiamo veramente relazionarci. Non va bene che l'uomo e la donna rimangano soli. Questa è la bellezza, che qualcuno può riempire il tuo vuoto, che non è soltanto Dio. Dio non ha detto a Adamo, io riempisco io il tuo vuoto, caro uomo. No, ha detto, creo una donna per lui. Questa è la bellezza dell'umanità. Questa è la nostra bellezza come esseri umani. Che io riempisco il vuoto dell'altro, l'altro riempie questo vuoto che c'è in me. Questa è la base del matrimonio. Ma poi ci possono essere circostanze che nel matrimonio io ti espongo all'adulterio perché creo questo vuoto in te e quel vuoto non rimane vuoto. Qualcuno lo riempirà. Qualcuno o qualcosa riempirà il vuoto. Come tu puoi creare un vuoto nel tuo moglie o nel tuo marito? In un modo molto semplice, ascoltate bene quello che vi dirò. Quando ami l'altra persona, quando ami, non sto dicendo quando lo ami, quando ami l'altra persona in un modo che l'altra persona non si sente amata. Dobbiamo riflettere bene sulla vita. Amarti è una cosa. Amarti in un modo che tu ti senti amato o amata è un'altra. Non sono le stesse cose. Fate differenza? Che io ti amo una cosa, che tu ti senti amato un'altra. Se io vi dico in Hopcom, che cosa avete capito voi? Niente. Io vi ho detto vi amo in maltese, ma per voi non significa niente. Dirvi soltanto che vi amo non fa differenza a te. Ma se vi dico in italiano vi amo, mi avete capito. Devo parlare la vostra lingua per capirmi. Dirvi soltanto che ti amo non basta nella vita. Devo imparare, cosa ho fatto io? Ho imparato l'italiano. Ho parlato la vostra lingua. Nel linguaggio della Bibbia questa si chiama conversione. Tante volte noi pensiamo che la conversione è soltanto convertire dal peccato, ma non è soltanto questo. Sarebbe troppo poco per esseri umani. Convertire all'altro, imparare ad amare l'altro come l'altro si sente amato. Questo, quando Gesù ci ha detto, amate l'uno l'altro come io vi ho amato, come Gesù vi ha amati. Non ci ha amati da Dio, ma da uomo. È diventato uno di noi, si è incarnato nel nostro mondo per esprimersi in modo che noi possiamo capire che Lui ci ama. Da Dio sì, ci ha amato da sempre, ma chi lo capisce se rimane lì? Noi dobbiamo incarnarci, convertirsi continuamente all'altro, parlare il linguaggio dell'altro, amare l'altro, l'altra, come lui, lei si sente amata. E voglio condividere un po' poche semplici cose. Per esempio, alcuni si sentono amati con parole di affermazione. Piccole cose. Tu vai, tagli i capelli, sei una donna, le donne sai, non sono come me, taglio i capelli così, oggi ho fatto uno sbaglio anche con la barba, stamattina. E ritorni a casa, e tuo marito, siccome niente è successo, non ti dà nessun complimento. Poi vai al lavoro, e qualcuno ti dà un complimento.
Ah, sei carina. In maltese si dice ti scende come miele quel commento. E va bene. Ma vedi, c'è un vuoto e qualcuno l'ha riempito. Perché se non affermi l'altra persona, Gesù è venuto a parlarci tanto, tanto. Che cos'è la sua predica, Gesù? Quando lui predica, quando lui parla, afferma la nostra umanità. Perché quando qualcuno ti parla, ti afferma, ti commenta, ti dice parole positive, significa che ti dà attenzione, non è neutrale. Alcuni si sentono amati perché trascorrono insieme tempo di qualità. Gesù, camminando con noi, non ha fatto i suoi capricci. Se si è fermato con la Samaritana, perché aveva bisogno di lui, era tempo di qualità. Quando tu hai tempo di qualità con la persona che tu ami, che tu hai sposato, significa che siamo vicini e non tutti viviamo nel nostro mondo. Significa che ti ho l'attenzione in un modo esclusivo. Tu non formi parte della mia vita, tu sei la mia vita. Alcuni si sentono amati perché gli diamo i regali. Ma che c'è? I regali sono belli, non è perché sono costosi. Che cosa significa regalo? Regalo significa che quando tu non eri con me, io mi sono ricordato di te. Significa che quando fisicamente non eravamo vicini, ma nel cuore e nel pensiero eravamo vicini. Questa è la bellezza dei regali. Poi ci sono sempre che quelli vogliono regali costosi, ma non è il senso. Questa è la bellezza, che io sento che tu sei vicino a me anche quando sei lontano. Mi hai portato un piccolo ricordo. Alcuni si sentono amati perché gli dai un piccolo gesto di servizio in famiglia. I lavori domestici vanno condivisi. Non è che tu non fai niente, so come sei il padrone di casa e poi gli altri devono far tutto. Tutto questo crea il vuoto, fratelli e sorelle. Crea il vuoto quando non c'è il contatto fisico. Espressioni fisici di amore, l'intimità sessuale, l'abbraccio, il carezzo, il bacio. Perché Dio ci ha creati, non angeli. Non ti ha creato un angelo, caro. Ti ha creato un essere umano con un corpo. Gesù nell'Eucaristia ci dà il suo corpo, non ci dà la sua anima così, disincarnata. E noi ci amiamo con il corpo, il nostro corpo bello, il nostro corpo unico. Il mio non è come il vostro non è il mio. Il nostro corpo è una qualcosa che viene da Dio. Non c'è niente di male anche nell'amore che esprime nel corpo. Il sesso è un'invenzione di Dio e non dell'uomo. Ma bello è che Dio ci ha pensato così. Quante queste cose mancano, creiamo un vuoto. E quel vuoto, fratelli e sorelle, va riempito. Dobbiamo essere molto attenti di non creare, questo è il messaggio che volevo darvi oggi, non crea vuoto nell'altro, perché lo esponi all'adulterio. Lo metti nel rischio che qualcun altro riempirà quel vuoto. Ma tu puoi dire, sì, ma io non ho tante parole, ma lavoro per la famiglia. Alcuni uomini dicevano sempre così, io lavoro per la famiglia, ma se lavori per la famiglia e non sei lì, crei un vuoto, caro mio, con tutto il tuo lavoro. Se l'altra persona, una volta ho incontrato una donna e un uomo, sono venuti a parlarmi un po', lui e l'uomo lavorava tanto e la sua gioia era che a fin del mese dava tutti i soldi alla moglie, tutto, eh. Una volta, quando ho portato questi soldi, la moglie, questo è successo vero, Malta, quando con i soldi, quando ha dato i soldi alla moglie, ha aperto la porta della casa e ha buttato tutti i soldi fuori. La moglie ha detto, io ho sposato te e non il tuo denaro. Tu lasci un vuoto qui, con tutto il tuo lavoro. Lui amava la famiglia, sì, lavorava per la famiglia, ma non con la famiglia. Amava, ma non nel modo in cui la famiglia si sentiva amata. Questa è la conversione che abbiamo bisogno, qualcosa del cuore. Non è facile, perché io posso dire, ma io è così che so amare, questo è il mio stile. Ma Gesù non ci ha detto, amatevi come sapete, o come vi hanno amati, ma come io vi ho amato. Questo è l'amore cristiano.
L'amore del mondo, sì, tu ami come sai. L'amore cristiano, matrimonio cristiano è qualcosa di più. Come Gesù ti ha amato. Ti ha amato in modo in cui tu ti senti amata. Infatti, una delle parole più belle che ci sono, preposizioni più belle che ci sono della Bibbia, è con. Dio è sempre il Dio con il suo popolo. Io sono con voi a fine dei tempi. È il Dio con. Noi faremo una preghiera per Cristo, con Cristo. Dio è sempre con. Non esiste Dio che non è con noi. Non è Dio della Bibbia, è un altro. Il Dio di Israele, il Dio Gesù Cristo, è il Dio con noi. Sapete cosa significa? Che noi come cristiani, anche nel matrimonio, io sono con il con lei, con lui, nel suo cuore. Se non creiamo questo con, creiamo la solitudine. E la solitudine crea tanti guai in questo mondo. Pentiamo il rischio all'adulterio. E poi Gesù ci dice un'altra cosa oggi. Come tu guardi l'altra persona, se la desideri nel tuo cuore, già commetti adulterio. Perché per Gesù l'adulterio non è qualcosa soltanto fisica, qualcosa del cuore. E anche qui abbiamo bisogno di una conversione profonda, perché come noi guardiamo, tutti noi guardiamo le altre persone, abbiamo un rischio. Che io riduco l'altra persona a quello che voglio io. Io posso riducere una persona non soltanto al suo sesso, ma al suo denaro. Quando vedo lui, vedo lei, mi vengono sempre i soldi, perché è ricca, sta bene, non so chi. Ognuno, secondo i suoi bisogni della vita, vede l'altro, lo riduce a se stesso. Sapete cosa facciamo in quel momento? Diventiamo noi Dio, creiamo l'altro nella nostra immagine. Manipoliamo l'altro nella nostra immagine. Io ti riduco ai miei bisogni. Ma questo distrugge le nostre relazioni, distrugge la nostra umanità. Se riduci una persona a una sola cosa, quella persona non è più persona per te. O è un lavoratore, se vuoi i soldi, se vuoi sesso o un corpo, come succede con la pornografia. La persona è ridotta a un'immagine, non sai chi è anche l'altra persona, ma ti svogli. E per questo Gesù, state attenti a come guardare. Guardare con un cuore puro significa che io non vedo il tuo corpo divorziato dalla tua persona. Vedo la tua bellezza fisica, ma che è collegata alla tua persona, la bellezza del tuo cuore. Quando divorzo tu, te, dal tuo corpo, tu diventi un oggetto che io uso e getta. Il problema è nel mio cuore. Questo che Gesù ci sta chiedendo oggi, la conversione profonda del cuore. Anche Dio, quando Dio ci guarda, non ci guarda per usarci, ci rispetta tanto nella nostra libertà che ci lascia già la libertà di peccare, di fare il male, perché Dio non ci manipola per fare il bene, perché lui è buono. Non ci guarda in un modo così che ci riduce a quello che lui vuole da noi, ci rispetta e ci dà piena libertà. Questa è la profondità del cristianesimo, questa è la bellezza. Non è sempre facile vivere a questo livello, è per questo che veniamo in chiesa, perché non è facile amare come l'altro si sente amato. Il Signore nell'Eucaristia ci dà la sua forza, perché la messa non finisce adesso con la predica e continua con l'Eucaristia, perché abbiamo bisogno di ricevere la medicina. Se vai a un medico e ti dice fa così e non fai così, soltanto senza darti la medicina, che cambia nella tua vita? Niente. Ma quando ti dà la medicina cambierà tutto. Questa è la seconda parte dell'Eucaristia. Quello che abbiamo ascoltato oggi nella parola è quello che Gesù vuole fare oggi, quando noi lo riceviamo. Quando ricevete il Signore nell'Eucaristia oggi? Che cosa richiedete a questo livello? Chiedetelo di riempire il vostro cuore vuoto, prima cosa. Perché in un mondo che non crede in Dio, abbiamo più aspettative da uno all'altro. Perché c'è un amore che soltanto Gesù può darti nella vita. E quello, se non lo ricevi da Lui, continuerai a cercarlo da tante persone.
e fai una rovina dall'altro, perché nessuno può darti l'amore vero che stai cercando. Chi potrà amarti in un modo così perfetto, puro, assoluto, senza mai ferirti, senza mai sbagliare? Chi? Nessuno in questo mondo, nessuno, neanche se vive con un santo o con un santa. Quell'amore che desideri è Dio in persona. Chi è vuota da Dio aspetta tutto questo da altri, ma l'altro non possono darti. Quando riceviamo il Signore oggi, chiediamo che Lui riempia il nostro cuore pienamente. Chiediamo perdono se abbiamo lasciato qualcuno in questa solitudine, abbiamo esposto qualcuno all'adulterio. E preghiamo anche per i nostri matrimoni, i matrimoni dei nostri figli, figli e nipoti, amici. Non giudichiamo nessuno, ma preghiamo per tutti, che il Signore rinnova oggi il sacramento del matrimonio, rinnova l'amore, ogni amore che esiste nel mondo, perché l'amore viene da Dio, e chiediamo la sua forza, che possiamo amare l'altro come l'altro si sente amato.